Vabbè, io non so quanto tempo abbiamo ancora, perché io ti devo fare l'ultima domanda con cui voglio Io ti chiudere. faccio l'ultima domanda, devo mangiare, devo tornare a Firenze, ho un tempo. Ok, ti faccio subito l'ultima domanda, che non è una domanda. Raccontaci, tu che l'hai conosciuto bene, raccontaci Batistuta, dici un aneddoto di Batistuta. Vabbè, è quello che ti potevo chiedere anche. Il Cioè... capitano, io penso che sia stato il giocatore che giorno dopo giorno è riuscito a diventare uno dei più forti attaccanti al mondo, perché quando è arrivato non era Batistuta, quando è andato via era un Re Leone. Ho avuto il piacere e la fortuna di vederlo allenare tutti i giorni. Io, se ho imparato qualche cosa a livello di spogliatoio, a livello di carattere, ce l'hanno insegnato loro, perché oltre a essere grandi giocatori, prima sono stati degli uomini che ci hanno trasmesso quella passione, quel carisma per andare a cercare di aiutare anche io i miei compagni in futuro. E quindi Bati è stato un esempio per tutti. È stato un esempio per tutti. Ti posso dire una cosa, e quando la racconto ho i brividi. Quando c'era prima di entrare nelle scalette per entrare allo stadio, quando vedevi Batistuta col capello stirato, col colletto tirato giù, la fascia di capitano, potevi dire: io sono Batistuta, del resto non mi interessa niente. Bella, bella. E ora chi c'hai? Corin. Grazie Francesco, io ti voglio Francesco. ringraziare perché A te, veramente quando ce l'ho volete, così. ragazzi, è sempre un piacere. Siete giovani, avete sbagliato il tempo di nascere, ve lo dico io. Anche a me. Grazie, Francesco, grazie a Ciao te, Francesco, grazie a Zaldano. Un abbraccio, tutti. ragazzi. Ciao, Ciao. ciao.